Beh, intanto per quanto riguarda naturalmente le opere collegate al sisma, l'obiettivo è centrato, cioè il Comune di Mantova ha centrato l'obiettivo che si era prefisso, che era quello di arrivare a concludere il 65% di tutte le opere che aveva attivato nei primi di agosto scorso, e questo, data l'esiguità del tempo, è veramente stato uno sforzo importante di tutto il settore lavori pubblici, che ringrazio io personalmente come assessore, perché si è speso in maniera veramente senza limiti. Dico tutti, proprio tutti, i nostri diciamo, tecnici del settore hanno dato prova di avere grandissime capacità di esecuzione. Quindi, come ho detto prima in conferenza stampa e come abbiamo già detto diverse volte insieme al dirigente Carmine Mastromarino, siamo molto felici che questo settore esprima queste potenzialità e questi diciamo, obiettivi centrati. Detto questo, naturalmente non si parla solo di sisma e di obiettivi centrati con tutto il patrimonio che abbiamo messo ormai in sicurezza, 65%, che verrà concluso praticamente nel maggio-giugno prossimo, cioè tutti i palazzi al di là del Palazzo del Podestà saranno riaperti al pubblico, compreso naturalmente il Palazzo della Ragione, che potrà essere appunto accessibile a tutte le mostre che potremo fare appunto nel nostro comune, ma anche vorrei sottolineare il numero enorme, incredibile, di interventi fatti solo nel 2013 dal nostro servizio manutenzione. Sono, se assommiamo fra quelli generali sulle scuole e sul patrimonio di proprietà del comune, aggiunto a tutti gli alloggi ERP che abbiamo, sono più di 3.000 interventi in un anno solare. Questo basta fare i conti di quanti interventi al giorno sono, voi potete capire di che massa di attività c'è stata da parte proprio del servizio manutenzione dell'assessorato lavori pubblici del Comune di Mantova. Quindi questo era una cosa che mi sentivo personalmente, anche insieme al dirigente, di esprimere a tutta la cittadinanza, che devono essere molto orgogliosi che abbiamo veramente un settore lavori pubblici che ha dato prova quest'anno in particolare di poter centrare tutti gli obiettivi che si trovano a dover perseguire.